Ciao a tutti ragazzi, Jeflex che vi parla ed oggi siamo in un video un po' particolare, scusate il tono basso di voce, ma sono l'una e 3 minuti, quindi non voglio svegliare tutta la mia famiglia. Comunque, lasciando perdere queste chiacchiere, volevo dirvi che questo è un video un po' particolare, in quanto andremo a vedere degli oggetti di Minecraft nella realtà. Quindi prenderemo ad esempio il minerale di diamante, il minerale di quarzo e li vedremo come sono nella realtà. Quindi iniziamo subito, prendiamo, apriamo il nostro inventario e vediamo che blocchi ci sono. Allora, direi di iniziare con il... dove sta? Direi di iniziare con questo blocco. Minerale di quarzo. Ragazzi, vedrete nelle immagini com'è il quarzo nella realtà, che è un minerale che non c'entra niente con quello di Minecraft. Perché ecco qui il quarzo. Non cioè più o meno, ma molto meno che più ci assomigliano. Comunque, volevo dire anche un'altra cosa, che me l'avete consigliato alcuni di voi di portare questo video, quindi ho detto vabbè, cosa c'è di male? E quindi lo sto portando. A notare la sabbia, mamma mia ragazzi, com'è nella realtà e com'è nel gioco. Poi andiamo a prendere il minerale. Prendiamo il diamante, mamma mia, bello il diamante. E vedete che nella realtà è un po' sul bianco, mentre qui invece è molto sull'azzurro. Prendiamo lo smeraldo, che è veramente un minerale molto molto bello, quello che vi è comparso nella foto, è davvero molto molto bello. Mentre l'oro, ci sono molte foto che te lo danno probabilmente al lingotto, come ce l'abbiamo noi qui in mano, quindi l'oro è molto facile da trovarlo al lingotto. Stessa. Dopodiché, ragazzi, andiamo a vedere le enderpearl. Mamma mia, ragazzi, qui più che perle sono piatte, non c'è, cioè, perché le fate piatte, non rotonde. Comunque, vedete qui a destra la foto della perla normale, che è davvero molto molto bella. Cioè, stiamo vedendo un po' delle cose che a me mi interessano molto, ad esempio il quarzo mi interessa molto, i minerali di diamanti, io sono un appassionato di minerali, ragazzi, dovete sapere. Poi ragazzi, andiamo a vedere le rose. Cespuglio di rose. Vai, guardiamolo anche nella realtà. Avanti, che meglio. Poi guardiamo una cosa molto semplice: il letto qui su Minecraft, che è molto molto semplice, senza i cordoni dietro. Comunque, ragazzi, ditemi anche sotto nei commenti se volete una seconda parte su questo video. Andiamo a vedere anche la cassa. Come ben, vabbè, le casse le conoscete tutti nella vita reale. Alla fine, su Minecraft hanno un aspetto tutto loro, sono molto molto più chiari rispetto alle casse normali, anche perché da me quasi tutti hanno le casse sul marrone scuro, invece questo è molto molto chiaro. Andiamo a vedere anche la ragnatela, questa qui su Minecraft, che molte volte, ragazzi, è usata anche per fare il fumo che esce dal caminetto. Non è vero, chi non usa le ragnatele per fare il fumo dal caminetto che esce? Quasi tutti. E comunque, nella verità sono un po' diverse, anche perché qui sono più grosse del normale, invece sono più piatte le ragnatele. Andiamo anche a vedere. Andiamo a vedere un bel girasole su Minecraft e poi nella realtà. Forse questa parte centrale è un po' più chiara rispetto ai girasoli, quelli veri. Però è bravo questo girasole, guarda il sole, bravissimo. Poi ragazzi, andiamo a guardare un pannello di vetro. Che tra l'altro, ragazzi, adesso fanno anche le porte con il vetro, quelle scorrevoli, che sono davvero bellissime. Mamma mia, ragazzi, a me mi piacciono un botto queste porte. Poi mettilo. Wow, ogni volta è un'impresa costruire con il vetro. Ed eccolo qui, il nostro pannello di vetro. Ovviamente nella realtà è liscio, mentre qui abbiamo tutti questi bordi per definire il blocco. Poi guardiamo anche la nostra anguria, ragazzi, che io è buonissima. A chi non piace l'anguria, ragazzi, è davvero buonissima. Ed eccola qua nella verità. Poi andiamo anche a guardare le zucche, che qua sono un quadrato, o meglio un cubo, mentre nella verità hanno una forma tutt'altro che diversa. Vabbè, gli occhi li fanno le persone, però non
È impossibile dare una forma del genere alle zucche. Magari le angurie in Cina danno queste forme un po' rettangolari, mentre con la zucca non ne ho, cioè fino ad ora non ne ho mai viste, poi non lo so se esistono o meno. E infine, ragazzi, andiamo a vedere un'armatura in ferro che era molto usata nel Medioevo per fare le numerose battaglie fra le popolazioni. E andiamo a vedere come si presenta adesso con qualche foto. Ecco, con questa armatura in ferro chiudiamo il video. Spero davvero che vi sia piaciuto. Ditemi nei commenti se volete anche una seconda parte su questa tipologia di video che me l'avete consigliata voi. Poi vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, passare in descrizione e troverete il mio profilo Instagram e la pagina Telegram. E niente, ragazzi, dai Flex, è tutto. Bella.